scorsa settimana ho cercato di vloggare, ma sono stati giorni veramente caotici, lavorativamente parlando, tanti spostamenti, lavori molto lunghi, che sono anche finiti un po' più tardi del previsto, e ciliegina sulla torta, sabato e domenica non sono stata bene. Questa settimana invece dovrebbe essere un po' più tranquilla. Ho comunque tantissime cose da fare, però dovrebbe essere più fattibile anche ricordarmi di vloggare. Adesso infatti finisco di sistemare il kit, pranzo e poi andiamo sul set. E adesso pranzo. Ho preparato lenticchie al pomodoro e riso basmati. Queste confezioni le ho acquistate su Amazon e sono super comode per fare il meal prep. Le uso sia per me che per il mio fidanzato e non essendo usa e getta possono essere lavate tranquillamente in lavastoviglie. Avevo detto che adesso avrei mangiato, eh. Tempo di dirlo, mi hanno chiamato per lavoro. Fuori ci sono 5 gradi, ma io continuo ad ostinarmi a vestirmi super leggera. C'è il sole, quindi inauguro questi nuovi occhiali. Giusto per avere un tocco un po' così, visto che oggi sono vestita completamente di grigio, anche la borsa è grigia. Andiamo. Mi sono cambiata la velocità della luce, ho aggiunto questo rossetto che è quello della linea natalizia di Dior. Sono appena tornata a casa e volevo approfittarne per farvi vedere la tenuta di questo rossetto tinta. È andata via giusto qua negli angoletti. Contate che ho mangiato aperitivo, ho bevuto due drink e ho mangiato cose fritte, un po' unte, poi che altro? Pasta al pesto, cose così, e non l'ho mai ritoccato. Guardate, perfetto. Cioè, non si è separato, i brillantini non sono andati in giro. Favoloso. Ed è appunto questa qua. È della linea Forever Liquid di Dior e la tonalità è la Rouge 999. Adesso ne approfitto per rilassarmi un po'. Mi leggo un libro, mi strucco, mi faccio una bella doccia rilassante e noi ci vediamo domani. Stanno anche arrivando dei messaggi di lavoro ai quali dovrei rispondere, ma al momento non posso. Oggi un buon giorno un po' fast perché sono in ritardo, devo andare a farmi mani e piedi. Questa mattina ho avuto la seduta con la psicologa e ecco. Alla fine non ho vloggato moltissimo perché ho lavorato dal telefono mentre ero fuori, quindi non potevo fare le due cose in contemporanea. Sono andata a fare un po' di commissioni, ho preso dei prodotti per il kit perché li avevo terminati e altri prodotti nuovi che voglio assolutamente provare. I prodotti che ho preso ve li faccio vedere prossimamente. Invece, a livello non beauty, ero alla ricerca di un cappotto nero o blu elegante lungo e di un blazer nero oversize. E ho comprato una t-shirt bianca. Mi serviva la t-shirt bianca? No. Però questa di COS mi piaceva particolarmente ed è così e ha il collo un po' alto. Sto cercando di migliorare un po' il mio stile di abbigliamento. Ci riuscirò, non ci riuscirò, boh, chi lo sa. Buongiorno, stiamo per uscire. Ovviamente la mattinata è iniziata a rilento, quindi siamo in ritardo sulla tabella di marcia. Voglio provare questo prodotto per le sopracciglia di Chanel e vedere come un po' troppo chiaro per me, purtroppo, ma poi andiamo a sistemare il tutto. Sì! Capelli un po' secchi perché ci ho messo lo shampoo secco prima, perché stamattina avevo le
No, vabbè. Ok. Chiedendo l'autorizzazione a fare qualche ripresa veloce e adesso mi preparo perché usciamo a cena con amici. La cena sarà in un posto super easy e devo essere sincera, mi sono vestita anche troppo elegante. Mi sento in quel periodo in cui ho bisogno di vestirmi un po' più carina. Prendermi un po' più cura di me su tanti aspetti, quindi anche concedermi il tempo, ad esempio, di truccarmi un po' di più se mi va. Tra quanto dobbiamo uscire? Questo comunque è make-up finito. Con il bellissimo suono della lavatrice di sottofondo. Ieri era venerdì e non ho registrato neanche mezza clip perché di base la giornata è iniziata con questo mood che avevo molto. Oggi non è una buona giornata, proprio questo era il titolo del mio mood. Mi sono concentrata nel fare cose di lavoro a livello di documenti, fatture e poi mi sono un po' isolata, sono rimasta nella mia bolla. La lavatrice ha finito. Perché volente o nolente, quando sono in questo mood, ho veramente bisogno di stare per i fatti miei. Proprio fare detox. So che ognuno le affronti a modo proprio. L'importante è che questo modo sia il più sano possibile per se stessi. Purtroppo sono cose che capitano. E bisogna soltanto accoglierle, accettarle e andare avanti. Il trucco che ho su oggi non mi piace proprio per niente. Giusto per aggiungere un quid in più alla settimana, ci si è rotta per la terza volta la parte di asciugatrice della lavasciuga. E per questo motivo mia mamma gentilmente ci ha offerto di venirci in soccorso. E oggi porterò tutte le cose da asciugare da lei. Comunque non mi piace assolutamente la base viso di oggi. La base viso di oggi e infatti la prima cosa che ho fatto appena arrivata a casa di mia mamma questa sera dopo lo shopping mi sono struccata. Buongiorno, buona domenica. Lo so, sono un po' inquietante, ma avevo disperatamente
bisogno di mettermi una bella maschera idratante e sto usando questa di Veralab. È un po' inquietante il vlog di oggi. Adesso vado a farmi la piega ai capelli perché sembro uno spaventapasseri. Finisco di montare questo video e poi lo pubblicherò su YouTube. Spero prossimamente di potervi mostrare più cose riguardanti i backstage di shooting, registrazioni. Questa settimana è stata un po' così, anche perché era la prima volta che vloggavo. E niente, noi ci vediamo sugli altri social e al prossimo video. Thank you.